Allora, buongiorno, ci troviamo a Caltanissetta sulla via principale che conduce alla Piazza Garibaldi e ancora una volta ci troviamo di fronte a una chiusura di strada che non riusciamo a comprendere, che non si può comprendere. Chiudere una strada che praticamente permette di arrivare in centro storico e la chiude molto più in giù. Quindi tutto il traffico veicolare ne risente con i problemi di smog e via discorrendo. Solo per sistemare questo punto. Per noi è un vero e proprio dramma perché è nel momento economico più importante, è nel momento in cui veramente ci sarebbe bisogno di lavorare serenamente, e chiudere una strada per noi è ingiustificato e ingiustificabile. C'erano mille modi per bypassare questo problema. Si poteva appoggiare semplicemente del legno sopra e poter passare tranquillamente. Quindi non riusciamo a capire com'è possibile che ancora nel 2023 si chiude un centro storico per un intervento del genere, danneggiando l'economia, mandando in tilt il traffico. Diciamo che è il problema fotocopia di quello che era avvenuto nel 2019, per il quale avevamo chiesto l'intervento della Procura della Repubblica, ma se rimaniamo sempre così, rimaniamo sempre meno negozi, e questo è un danno economico veramente serio e ingiustificato e ingiustificabile. L'hanno chiusa ieri, 2 ore di lavoro, non di più, 2 ore di lavoro, e oggi non si sono visti completamente. Motivo? Perché? Piazza Garibaldi continua a rimanere al buio, nel senso che su 70 punti luce ne rimangono accesi solo 3. Ma perché?